Ragazzi, sono FF14, benvenuti nella quarta parte di cazzeggio per 20 minuti su GTA 5. Allora, volevo dire due cose prima di cominciare il video, diciamo. Allora, la prima è che mi dispiace, non c'ho molta voce, quindi faccio un po' fatica, però sì, faccio un po' fatica, cazzo, sto messo bene. Facevo un po' fatica a parlare, quindi evito di fare urli di sorpresa. No, vabbè, a parte cazzate, quindi ho deciso di registrare perché mi dava fastidio non portare niente, però dovete pure accontentare perché non ho tantissima voce. E la seconda cosa è che ovviamente non posso urlare perché, come sempre, registro la notte, la gente dorme. Se no poi mi vengono a bussare e mi dicono: "Mortacci tu, ma hai svegliato, basta". Ma che sta a parlare? Allora, siamo al negozio di tatuaggi. Oggi ho deciso di fare un po', diciamo, un giro. Facciamo un po' di attività. Meno così. Pagliaccio malvagio. Stravagante. Twicker. Ma no. Quella del. Il culo del maiale. Oh mio Dio. No, ma. Cernia. Oh mio Dio, che figa. Porta fortuna. Allora, no, io maialino, ma è troppo. Vediamo, braccio sinistro già ce l'abbiamo, quindi no. Pugnale. Ariete indiano. Gamba sinistra. No, gamba destra, libertà. Porca troia, che spettacolo. Ok, ci siamo tatuati. L'ho salvato anche prima che mi scordo. Ci attiviamo. Telefono. Impostazioni. Profilo. Modè, stand by. Poi andiamo. Seconda tappa. Andiamo a comprare dei vestiti decenti per Trevor. Allora, la seconda tappa per Trevor. Poi vi faccio vedere una cosa. Andiamo al parco giochi. Allora andiamo qua al bingo clothing. Andiamo, va. 500 metri, quindi sta pure già abbastanza vicino. Vai, piotta. Vediamo sempre la radio. Attenzione, si prepara la derapata. Trevor, non c'è due senza Trevor. Non c'è due senza Trevor. Ok, sono addosso al palo. No. Derapata veramente fatta bene, entusiasmante. Allora, no, no, dove sta la stanna? No. Gira! Vai! Mando vai! Gira, vai Trevor! Vai! Ok. Eccoci qua. Negozio di vestiti aperto alle 2. Vabbè. A meno che non ci stanno i sardi, se no poi non capisco perché. Chi è che viene alle 2 a comprarsi i vestiti? Non li trovo normalmente di misura, ma vengo alle 2. Lo so che ho messo in stand by, allora. Vediamo che gli proviamo, va. Magliette. No. Canotta Bluebirds. Degenerate. Pussycat. Canotta con banda. Pantaloncini neri, azzurri. Ma no, i pantaloncini. Non dobbiamo andare a correre noi. Andiamo qua. Camicia, senape. Oh, completo. Beh, e attenzione, abbiamo un Trevor vestito elegante. Sembra quasi un uomo. Ok, però lui non può essere ok. Completo beige.
Abbiamo sistemato tre, cioè raga, no, non ho mai visto Trevor così elegante. Tanto poi appena scrollo su un altro, appena vado con un altro personaggio, Trevor si ubriaca, te lo trovi nudo. Vabbè, adesso, no, all'attrazione ci andiamo dopo perché adesso è notte, quindi non ci sarà nessuno, probabilmente. Vedi che macchinetta. Arrivo io e te inculo pure la motoretta! Vieni qua! No, la motoretta non me la inculo, però mi inculo la macchinetta. Tiè. Oh, io ho rubato a Franklin. Ma che cazzo? Franklin, sei tu! Vabbè. L'Infernus. Abbiamo trovato l'Infernus. Inchia. Guarda quanto piotta! Anzi, già che ci siamo, abbiamo l'Infernus, abbiamo i soldi, andiamo a modificarla. Meno che si faccia vedere anche, diciamo, la personalizzazione delle macchine. Oggi, diciamo, esploriamo un po' i negozi di Los Santos. Allora, ecco qua, Los Santos Custom. Oh, rallenta. Ho spento la radio, sì. Ok. Andiamo. A 200 all'ora. Che fai sulle mie corsie? Ah, non so, io che ho sbagliato corsia. So, faccio... E diciamo mi differenzio dalla massa. Io vado dall'altro lato delle corsie. Perché, oh, perché dall'altra parte della corsia c'è sta tua zia. Iaiaia, nella vecchia corsia. Iaiaia, oh, c'è sta tua zia. No, non c'entra un cazzo. Perché ci dovrebbe stare tua zia? Ma se c'è una zia in America, naturalmente starà qua allo Santos. Te immagini? Che spettacolo. Ma vedi che inizia a rubarsi le macchine, butta giù la gente. Una zia trasgressiva. O come si diceva, la zia tuzia qua, pelata col cerchietto e il cavallo a tondole. Ok. Lo Santos Custom. Ovviamente tutti i negozi sono aperti solamente per noi. Qua non lavora nessuno, però ci aprono lo stesso, quindi qualcuno ci sarà. Allora, ripariamo. Poi normature, motore. Dagli. Marmitte. Pezzetta, doppia canna. No, io lascio quello. Il cazzo, mettiamo quello a camion. Pè. No, i fari all'Oxeno. Ok, targa. C'è piena la targa. Andiamo così veloci. C'è uno pia. Ok, colore secondario cromato. Principale. Qua. Così. Spoiler, che non è quello che è l'esatto contrario. No, sto di quello che non faccio io, non vi voglio spoilerare niente di questo gioco. Che cazzo sto di... Vabbè, lo spoiler ovviamente come è questo qua. Ok, non mi viene un cazzo. Sono le 11:30. Sospensioni sportive, trasmissione, la gara 20.000, si sì, diciamo i sorti, dai. Turbo, no. Le ruote ci piacciono queste. E vedete molto oscurati. Ah, no, io devo dire. Mo, potete dire quello che vi pare. Trevor è un imbriacone di me. Non c'è due senza Trevor. È vestito elegantissimo. Può essere un matto psicopatico. Però adesso è un tipo ok. Cioè, guardate, l'abbiamo sistemato. Gli abbiamo fatto la macchina, i vestiti nuovi, ma gli è così, gli manca giusto, chi gli manca? Porca puttana, già ho fatto incidente con la macchina nuova. Vabbè, l'abbiamo battezzata, se no non andava bene. Ma guardate la gente che sbuca così all'improvviso sulle strade, se gli pare normale. Allora andiamo a casa.
Io voglio andare a casa mia. Ma guarda che accelerazione! Brum! Ok, abbiamo pure superato. Occhio! Questa è una gara clandestina tra me e me stesso medesimo. Mazza come piotta. Passa col rosso, altro che ambulanza e polizia. Noi siamo Trevor. Famo quello che ci pare. Se no potrei fare così. No, è verde. L'unica volta che mi volevo fermare è verde. Ora arancione. Quindi si accelera ancora di più. Ovviamente no, però. Si è appena scattato, arancione se piotta. Vai. La curva. Altro che Schumacher. Cioè, mamma mia. Pilota da Formula 1, Trevor. Siamo arrivati. Ok, eccoci qua, ecco casa, il nostro rifugio. La macchina la lasciamo qua sotto, tanto ci anculeranno subito. Svegliamo la macchina di Trevo e andiamo in spiaggia. Così con la macchina. Vado a fare una passeggiata. Vado a prendere un po' d'aria fresca. Ho visto. Otto cari. Non ci sono gli otto cari. Ci sono i carrelli, non ci sono gli otto. L'hanno fatta apposta. L'hanno fatto contro di me. Voglio un otto cari adesso. Lo devo ammazzare. Bastardi. Avete messo i camion degli otto. Sì, i camion. Sì, i camionetti degli hot dog, però non ci sono gli hot dog, cari, sono i bastardi. No, qua c'è il negozio di maschere, per chi non sapesse, un negozio di maschere vende maschere. Grazie al cazzo. Quindi, in molte missioni dovete comprare le maschere. Se io faccio tipo così. Tanti cazzo sta rolla di munizioni. Ah, è chiuso. Scusa, pensavo che era orario lavorativo. Ice cream, gelato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. E che cazzo è il gelato? Mamma mia, il delirio totale. Alle 11:40. Boh. Io dico. Attenzione. Oh, ammazza i paletti resistenti. Che sto a farti, io? Mamma mia. Scusa, scusa, non l'ho fatta apposta. Però, dovete capire, vedete la macchina sulla spiaggia, non è che lo faccio perché mi piace. Oh, ma che rete è? Non ho mai visto una rete di pallavolo così resistente. Ma che chiaro. Mamma mia, oh. E che è? Deve giocare a Rambo qua. Ah, rete di ferro fanno, manco una macchina riesce a superarla. Vabbè. Allora, attraversiamo. Sì, attraversiamo. Saliamo sul pontile. E dirigiamoci verso le montagne russe. Ho preso uno in pieno. Altri camion degli hot dog vuoti. Che cosa brutta da vedere. Ecco. Mamma mia. Boom, roviniamogli il lavoro. Allora. Eccoci qua, con il fucile in pompa in mano, leviamolo. E andiamo sulla ruota panoramica. Per prima. Prezzo 8 dollari, ladri! Siete dei ladri! Ladri, vergognatevi! Per saltare il giro. No, perché saltiamo? Ah, troppo lenta. Per i miei gusti. Andiamo sulle montagne russe. Invece. Ecco, saliamo qua. Eccoci, eccoci. No, perché ha messo i paletti? Ah, perché hanno chiuso per i VIP. Eccoci. Siamo noi VIP. 15 dollari. Ah, ma che è? È d'oro, è fatta. Ma di che è fatta? De hashish, de cocaina si è fatta. De cocaina. Attenzione, attenzione. Oh mio Dio, la salita. Oh mio Dio, una telecamera.
Saluta Tremurta. Che accelerazione! Oh mio Dio! Corri! Piano veloce! Veloce! Vabbè, mo inizia a sbrattare. Gira già bene. Corri, se no fai come uno deficiente, un amico nostro. Stavamo, ma non mi ricordo se era Mirabilandia o Zomarina, Tatanka, come si chiama. Quelle montagne russe che c'hai, ti appendi per le spalle invece che sta seduto. E in pratica c'è stato il giro della morte. Lui, il genio, culo e sfigato, fa una cosa che se ci riprova altre 50 volte non ci riuscirà mai. C'è il giro della morte, parte dal giro della morte e sto a fare i segnali con la mano. Ma che cazzo mi vede? Non è che ho messo una webcam. Sto parlando da solo. Se mi vede qualche vicino, dice: questo è rincoglionito. O è drogato, non si sa. Allora parte il giro della morte, prima di arrivare su. Appena arriva su, lui sputa. Riscende giù, e pia lo sputo suo in fronte. Io dico: come cazzo hai fatto? Allora, era un bel po' di tempo che non incontravamo uno doggaro e ora ne abbiamo l'occasione. No, io lo lancio. Ecco, così va meglio. Boh. No, l'ho ammazzato prima che tocca. Ha preso fuoco. Pia fuoco. Pia fuoco. Oddio, damose. È vero, non posso cambiare personaggio. Mentre sono ricercato. La polizia sta cercando, ma che abbiamo fatto? Abbiamo lanciato una bomba adesiva addosso a un doggarmo. Vabbè, la gente è matta. Per queste semplici cose si incazza. Senti, scendiamo da sta macchina. Aspetta, levamose. Ah, c'è la polizia! Buttamose di sotto. Corri. Non sulla riva, preferibilmente. Ovviamente. Bam! Decapoccia. Salutate la polizia, bella. Noi sediamo. Ah, ok. Facciamoci un giro in motoretta. In moto d'acqua. E poi vediamo cosa stanno facendo Franklin e Michael. Attenzione, il salto. Tanto che ore so, le 8:40. Chi è tutta sta gente alle 8:40? Vabbè, sì. Scusate, sono una moto da spiaggia. No, c'è, ha fatto la prova costume. Boom, ora non più. Vuoi comprare 5 euro? No, non voglio niente, vattene via. Boom! Chi è che vuole comprare qualcosa? Tu! Compra questo! Minchia, che sberla! Mamma mia. La polizia. Mamma mia, se deve sempre impicciare uno, vende illegalmente gli oggetti che non si sa da dove provengono. A 5 euro e arriva la polizia, ma guardate. Cosa scorretta, la polizia, cioè, bah. Non ti pare che uno non può vendere 5 euro i suoi pugni, bastardi. Cercateci sott'acqua. Oh moro, fammi salire. Oddio mo, ti andiamo giù. Poi devo risalire, se no Fabrizio che? Fabrizio Moro, sono moro. Ok. Pessi. Vabbè, andiamo a piare la moto d'acqua e scappiamo. Ci abbiamo la polizia alle palle. Oddio, scappa Trevor. Stanno investigando la zona, non ci troveranno mai. Bastardi, noi ci diamo alla fuga. Siete venuti pure con... No, aspetta. Se cambi una lettera non poteva diventare... Bastardi, noi ci diamo alla figa. Che simpatico questo Trevor, mamma mia. Trevor, un pazzo ubriaco, e pensavo solo a quello. Fa un cazzo tutto il giorno, sta seduto su un divano. Si imbriaca. Ok, allora andiamo da Franklin. Ok,
Vediamo cosa sta facendo Franklin. Mo se troviamo Franklin che sta ancora per terra. Prima per quando gli avevamo rubato la Lamborghini. Forse era la sua. No, che bello. Oh, c'è un elicottero sopra casa mia. Ecco, Franklin si gode la bella vita. Stiri! Oh mio Dio. Ha stirato i panni. O erano i muscoli che si sono stirati. Andiamo di male in peggio, ovviamente. Saliamo le scale. E zuccheriamo gli ascensori. Allora, usciamo dalla porta. Dovete. Eccole le mie due macchinette. L'Infernus, che non so se avete fatto caso, ma i fari di dietro sono delle Pokéball. E la mia Ferrarina. La mia Grotti. Guardate che spettacolo. Aspettate che levo la radio. No, ho detto levo la radio. Guardate, eh. Fa il colore giallo dalle ruote. Faccio vedere un'accelerazione di sto gioiellino. The Franklin! Senti che spettacolo. Chi te le trova ste macchine così? Vabbè, adesso riportiamola a casa. Se no si rovina. Faccio troppi danni, non ci vedo niente. Levatevi dalle balle! Oh mio Dio! Sgaso giallo! Accelera! Dai che devo riportare a casa. Sì, casa in macchina. Perché noi abitiamo in una macchina. Nessuno lo sa. Allora. Vai, lasciamo. Ma che è sparito all'inferno, su what the fuck? Riapparirà prima o poi. Ah, andiamo da Chop. Vediamo come sta Chop. Chop! Chop! Chop. Ciao cagnolino. Guarda che Chop e te. Guarda che Chop e te. Basta. Ok, andiamo da sì, da Franklin, da Michael. Per vedere che sta a fa Michael. E poi chiudiamo il video. Oppure Michael starà nel suo villino. Perché ovviamente l'unico che non c'ha la villa è Trevor. Però vabbè. Allora, vediamo il Michael. Ah no, Michael. Attenzione, Michael sta davanti al cinema. Ah, ok. Perfetto, ragazzi. Allora, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, che vi chiedo ancora scusa per se non c'ho voce. Però vi volevo portare lo stesso il video. Spero non vi abbia dato fastidio. Comunque, se volete iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!